Ma dai, lavori un anno intero aspettando soltanto che arrivi quella tanto meritata settimana di ferie e poi, complice un anno di merda per colpa di un virus di merda, ti ritrovi a non poter sprecare quei giorni di riposo stancandoti con tutte quelle cose che durante l'anno proprio non puoi fare. E allora? Allora perché dovresti iscriverti al mio canale? Ma la domanda esatta è: io mi iscriverei su questo canale? Ciao, sono Tullio e sono un esperto di... No, aspetta, sono Tullio e voglio svelarti i segreti del... Quest'anno mi è proprio cambiato. Non so se è stata l'atmosfera surreale delle strade vuote e le vetrine spente, l'aver cambiato più volte città, oppure tutte quante le persone conosciute in 40 anni e quelle che invece mi sono rimaste vicino nonostante tutto. Io sono le cose che possiedo, o sono il lavoro che faccio, o il luogo in cui vivo a dire chi sono. Te lo dico io chi sono. Sono una persona qualunque, che non ha niente da insegnarti e soprattutto non ho un corso da venderti. Parleremo insieme di business, di marketing, di public speaking, di mindfulness, di crescita personale. Perché questo salotto in realtà sarà il posto dove scopriremo insieme che abbiamo già dentro le capacità e le risorse per migliorarci e per superare tutti quanti quei problemi che la vita ci mette davanti. Tempo fa volevo imparare l'inglese e l'insegnante, la prima domanda che mi ha fatto è stata: quante parole di inglese conoscessi? Ho risposto 100. E in realtà mi ha detto che la risposta era sbagliata perché ne conoscevo almeno 5 volte tanto. In verità non le ho mai contate, ma di sicuro ne conoscevo molte più di 100. Allo stesso modo, se chiedessi a te quante cose sai, di sicuro mi risponderesti molte meno di quelle che sai in realtà. E se ti iscrivi al mio canale, proviamo insieme a scoprire e organizzare tutte quante quelle cose che sappiamo senza saperlo. So di non sapere, diceva Socrate. Questo salotto è piccolo, però ti assicuro che c'è posto per tutti e ti assicuro anche che più siamo e più impariamo gli uni dagli altri. Ciao, ti aspetto. La tua ferita brucia più del sale, la soluzione.